che dovevamo collocare solo ed esclusivamente azioni e obbligazioni. Vendere azioni. Era questa la parola d'ordine che arrivava dai piani alti delle due banche venete sull'orlo del crack, la Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Entrambe avevano bisogno di denaro fresco per risanare i bilanci, ma non ci sono riuscite e il conto, alla fine, l'hanno pagato loro, i risparmiatori. 16 miliardi di euro perduti. Per porre fine alla questione, le due banche hanno proposto ai loro clienti una transazione. 9 euro per azione per quello che riguarda Popolare di Vicenza e invece il 15% del valore di acquisto dell'azione per quello che riguarda Veneto Banca. Accetterete? No, non accetteremo. La dignità non costa 9 euro. Abbiamo una dignità e vogliamo che venga rispettata. 9 euro o il 15% del valore dell'azione, ma non per tutti, solo per chi con i suoi soldi ha comprato titoli della banca dopo il 2007. Sapete cosa significa questo? Quando Veneto Banca spingeva la vendita di azioni a prezzi sempre più alti, l'amministratore delegato era Vincenzo Consoli. La dirigenza con i suoi dipendenti come lui aveva iniziato a comportarsi così. Azioni, 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 e quante ne hai vendute, quante ne hai piazzate, ma perché sto cliente sta cercando di venderle? Su Consoli e sui piani alti della banca indaga la procura, ma chi ci può raccontare la vita dentro le filiali è questo ex dipendente. Consoli si è comprato un aereo privato per andare una volta ogni tanto a Roma in Banca Italia o per andare in Banca Puglia. Cioè, ma io dico, ragazzi, sono soldi questi qua. Solo per tenere fermo l'aereo, 500.000 euro all'anno. Consoli nelle riunioni cosa ci diceva? Ci diceva, andate a guardare il mio deposito titoli e vedrete che ho quasi esclusivamente azioni Veneto Banca. Se vado a guardare il libro soci oggi, che è pubblico, Consoli, se non ricordo male, ha 1.000 azioni. Se le ha vendute tutte. Certo che se le ha vendute tutte. A lui e ai suoi amici le ha fatte vendere. I dipendenti ogni giorno ricevevano mail come queste. O si vendono i POC, le obbligazioni convertibili in azioni, oppure si rischia il posto di lavoro. Ogni uomo appartiene alla sua epoca e evidenzia il POC. Uno è anche patetico, io dico, a fare ste battute. Arrivavano delle mail con scritto azioni, azioni, cioè 5-6 volte azioni in rosso, grassettato, evidenziato e sottolineato. E chi non le vendeva? Ogni giorno bisognava compilare il foglio Excel, ti mettevano chiaramente i sommari in rosso, ok? Quelli bravi in verde. Era proprio quello l'obiettivo, no? Umiliare i colleghi, farli sentire delle merde, scusatemi se lo dico, ma era proprio così. Vincenzo Consoli, noi lo avevamo cercato lo scorso anno, gli avevamo fatto delle domande. Sapete che cosa ci ha risposto? Nulla. Con delle perdite milionarie lei è chiesto una buona uscita di 3 milioni e mezzo di euro, ma le pare possibile? Il crollo delle due banche è stato un falò di denaro, 16 miliardi spalmati su migliaia di risparmiatori. La responsabilità è sì della banca, ma altrettanto è della Consob, di Banca d'Italia e della società di revisione. Noi imprenditori siamo abituati a pagarli i nostri errori, certo. E le banche per prime sono venute a riscuotere e a chiedere il rientro quando abbiamo sbagliato qualcosa. Loro vogliono giustizia e per questo hanno aderito ad un'azione collettiva contro i due istituti. Tanta gente purtroppo è rimasta senza soldi e senza la possibilità di poter avere assistenza. Noi chiediamo non solo il danno conseguente alla perdita del valore delle azioni, ma anche alla perdita della possibilità di averli investiti altrove. Un'azione collettiva finanziata dal Movimento 5 Stelle e indirizzata anche alla CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Abbiamo provato più volte a sollevare il problema delle banche venete anche a Strasburgo. Il ricorso alla CEDU serve anche ad attirare l'attenzione dell'Europa su questa tematica. Mancano completamente di rispetto a chi ha perso tutto.